La pianta che presentiamo oggi è una pioniera dei pendii aridi e soleggiati, una vera colonizzatrice dei ghiaioni, delle frane, ma anche di terreni interessati da alluvioni. In Italia è presente in molte regioni, si escludano Sardegna e Sicilia, Umbria e Molise, va scomparendo invece nel Lazio e nelle Marche. La pianta è la Stipa calamagrostis, volgarmente detta canna stopposa, una pianta perenne glabra, cespitosa e stolonifera, ovvero una pianta che produce un ramo laterale che spunta da una gemma ascellare vicino alla base, che allungandosi al suolo genera radici e foglie da cui nascono nuove piantine. Queste gemme si chiamano appunto stoloni. Un facile esempio di pianta stolonifera è la fragola di bosco. Ma torniamo alla nostra canna stopposa, che risulta molto fogliosa con numerosi culmi eretti o ascendenti che raggiungono anche la lunghezza di 1,5 m. Le foglie sono glabro-pubescenti, lineari e scanalate, scabre nella parte superiore e qualche volta pelose ai margini, presso la ligula. La pannocchia, prima di colore argento poi paglierina, è ovato-piramidale, stretta e allungata dai 15 ai 30 cm, con rami inferiori alternativamente semi-verticellati e a 3-4 spighette uniflore. Il frutto è acariosside, cioè frutto secco indelescente, che porta al suo interno un solo ovulo. Fiorisce da giugno ad agosto e in certe zone può arrivare anche a settembre.